Come anticipato velatamente nel precedente video, oggi parleremo del Gattopardo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa. È il primo libro italiano di cui tratto, e, a differenza di quelli protagonisti degli scorsi video, non è un romanzo ottocentesco, seppur è ambientato anch'esso in gran parte nell'Ottocento, ma in realtà è scritto a metà del Novecento da questo nobile siciliano. È un libro che ebbe un percorso editoriale un po' accidentato, infatti l'autore non vide mai pubblicato il suo unico romanzo, ma al di là di queste vicende che possono interessare sì e no, io l'ho trovato un bellissimo romanzo della letteratura italiana. Per parlare di quest'opera, non inizierei con una sinossi, perché secondo me ha poco senso, dal momento che questo è un romanzo non molto pregno di fatti narrati, di accadimenti storici riportati, di avvenimenti, insomma. È più che altro il tentativo di raccontare il cambiamento che era nell'aria all'interno della classe aristocratica durante l'unificazione d'Italia. È un po' come se voi foste rinchiusi in una camera. A un certo momento arriva un signore, vi apre la finestra e fa entrare aria nuova e luce. E voi stareste lì a raccontare le vostre impressioni sui nuovi riflessi, sui nuovi giochi d'ombra, sull'illuminazione e sul cambiamento degli odori dell'aria appunto che entra, che non è detto che sia più profumata e salubre di quella che ristagnava nella stanza. O almeno questo sembra il pensiero del protagonista del romanzo, il principe Fabrizio Salina, e forse anche dell'autore circa l'unità d'Italia, o almeno circa i cambiamenti che avvennero all'interno della società in preparazione ed a seguito dell'unificazione nazionale. Il romanzo parla delle vicende familiari della nobile casata dei Salina, soprattutto tra il 1860 e il 1862. Quindi 1860 sbarco di Garibaldi dei Mille a Marsala, 1861 unificazione d'Italia. Ma poi il racconto prosegue con altre due tappe che, diciamo, delineano l'avvenire, la sorte di questa famiglia. Nel 1800, la prima tappa, 1883, mi pare, morte del principe Fabrizio Salina e, a suo dire, e non solo, ultimo vero capostipite, ultimo vero membro dei Salina, e 1910 in cui viene presentata la famiglia ormai decaduta e prossima all'estinzione. Questo romanzo è soprattutto famoso per una frase che spesso viene riportata anche all'interno dei dibattiti politici. Tutto deve cambiare perché tutto rimanga come prima. È spesso sinonimo, tra il termine gattopardesco, non so, è spesso sinonimo di camaleontismo, no? Di camaleontico, cioè della capacità di continuare a galleggiare sull'acqua nonostante le continue tempeste che si susseguono.
Ma in realtà questo non credo sia una frase che riassuma molto questo romanzo. Semmai questo era il pensiero iniziale che aveva il principe Fabrizio nei confronti dei nuovi fatti che si stavano verificando, cioè dello sbarco. O che si prospettavano almeno, cioè dello sbarco dei piemontesi, della caduta del Regno di Napoli, di un possibile nuovo stato nazionale. Lui viveva queste cose con relativa, ostentando una relativa serenità, no? Pensando che in fondo le guerre sarebbero accadute, che le rivoluzioni sarebbero scoppiate, ma i Gattopardi sarebbero rimasti Gattopardi, no? Il suo casato sarebbe rimasto ancora tale per secoli e avrebbero mantenuto i loro numerosi feudi. Certo, sarebbero dovuti scendere a patti con qualche nuovo soggetto politico, avrebbero dovuto stringere nuove mani, fare nuovi inchini e occhiolini a nuove persone, ma tutto sommato avrebbero continuato la loro vita. Sarebbero stati sempre dei fedeli sudditi, se non più dei Borbone, di una nuova famiglia reale, cioè i Savoia, e il loro avvenire, se non fastoso come nei secoli precedenti, sarebbe stato quantomeno roseo. Purtroppo è il primo a ravvedersi di questo pensiero, perché l'unità d'Italia segna di fatto la fine dell'aristocrazia, della nobiltà per come la si era conosciuta fino ad allora. Smette insomma di avere il peso che aveva detenuto nei secoli precedenti. Ovviamente questa estinzione, questa morte non è repentina, non avviene dall'oggi al domani, dall'alba al tramonto, no? C'è, almeno nelle fasi iniziali, un tentativo di sopravvivere, stringendo alleanze, unendosi con la borghesia, no? C'è un tentativo dell'aristocrazia decadente di unirsi con la borghesia ascendente, ma era un tentativo di unione giustificato solo da motivazioni economiche e da interessi temporanei. Era un'unione temporanea, no? Che sarebbe destinata a finire anch'essa. Era semplicemente il tentativo da parte della borghesia di ritrovare risorse, scusate, dell'aristocrazia di trovare risorse economiche che ormai aveva perso, perché era già di fatto una classe decadente che viveva da anni al di sopra delle proprie possibilità. E d'altra parte c'era l'interesse dell'aristocrazia di ottenere dei buoni biglietti da visita per entrare a far parte di certi circoli. L'unione matrimoniale stessa tra Tancredi Falconeri, che è il nipote nonché pupillo di Fabrizio Salina e della popolana Angelica, va letta in quest'ottica. Cioè, il primo era il prototipo del nobile siciliano del tempo, un nobile che aveva di valore ormai proprio solo il proprio nome, il peso del proprio nome, ma era caduto in disgrazia, non aveva più risorse economiche. E lui chiaramente cercava di sopravvivere e di mantenere il proprio di contare ancora qualcosa all'interno della società sposando una donna ricca, seppur popolana,
figlia di Don Calogero, che è il nuovo, è l'uomo nuovo, ecco, fa parte appunto della nuova classe sociale della borghesia, che per intenderci era discendente, adesso non mi ricordo esattamente il nome, ma risuonava come tale Peppe la merda, ecco, per capire come stavano le cose. Lei, Angelica, descritta come bellissima ragazza, d'altra parte, aveva l'interesse a sposare questo nobile, perché proprio grazie ai soldi di lei e al nuovo cognome sarebbe riuscita a penetrare nei salotti che contavano dell'epoca e finalmente lasciare quel remoto e polveroso paesino dell'interno siciliano, qual era Donna Fugata, uno degli ultimi feudi rimasti ai Salina. Ciò che molto di più che la classica frase tutto deve cambiare perché tutto rimanga come prima, secondo me è utile a riassumere questo romanzo, c'è quest'altra frase pronunciata dal principe Fabrizio. Noi fummo i gattopardi, i leoni, quelli che ci sostituiranno saranno gli sciacalletti, le iene e tutti quanti, gattopardi, sciacalli e pecore, continueremo a crederci il sale della terra. Cioè, nel senso che noi eravamo portatori di valori che voi borghesi neanche vi potete immaginare. Voi siete degli sciacalli, no? Pronti a divorare il nostro corpo da leoni che ormai giace nella polvere, no? Però voi, come noi prima di voi, vi credete, ci crediamo dei, appunto, il sale della terra, ma anche voi sarete destinati a decadere, a diventare obsoleti e sarete costretti a ciò dagli avvenimenti politici che si verificheranno tra qualche decina di anni, come è inevitabile che sia. E questo è tra l'altro, c'è cioè, proprio un passo, no, che proprio parla di ciò, no? Di questa prospettata e futura decadenza anche della borghesia, no? Cioè, Don Calogero accetta i consigli del principe per tentare di ingentilirsi un po', no? Per cercare di assumere parte delle maniere tipiche della nobiltà. E il narratore dice: e questo tentativo di ingentilirsi è la prima crepa che segnerà tra 3-4 generazioni la caduta anche di questa classe sociale. D'altra parte, questo tema della decadenza, spesso associato anche proprio alla decadenza non solo materiale ma anche fisica, quindi alla morte, no? Addirittura proprio al concetto di putrefazione, no? Che riemerge ogni tanto all'interno del romanzo, è molto presente, stavo dicendo, questo tema della decadenza, della morte. Una delle parti iniziali del romanzo viene descritto con toni piuttosto macabri, il ritrovamento a pochi passi dalla Villa Salina di un soldato, del corpo di un soldato esanime appartenente all'esercito del Regno di Napoli. Viene descritto, insomma, in modo abbastanza macabro e forse questo episodio vuole essere un po' premonitore di ciò che accadrà tra poco alla famiglia Salina stessa, no? Cioè, la famiglia Salina che ritroveremo nel 1910, ormai di fatto al catafascio, ormai i suoi nuovi rami sono già nati già secchi e la villa è abitata ancora dalle tre sorelle, dalle tre figlie del principe Fabrizio Salina, ormai vecchie zitelle.
che si lasciano gabbare da una venditrice di finte, di false reliquie religiose. E la stessa Angelica, che nei capitoli precedenti appariva come meravigliosa e bellissima, entra in scena appoggiata ad un suo servitore perché non, ha difficoltà a deambulare a causa delle vene varicose. Cioè, proprio l'idea del disfacimento, della decadenza sotto tutti i punti di vista. È peraltro un romanzo, almeno personalmente, parecchio malinconico, triste, cioè che almeno è che in grado di trasmettere malinconia e tristezza. C'è questo passo in cui Tancredi presenta per la prima volta in società la sua fidanzata, cioè Angelica, ad un ballo e il principe descrive così la scena. Appunto, Tancredi e Angelica stanno ballando. Essi offrivano lo spettacolo più patetico di ogni altro, quello di due giovanissimi innamorati che ballano insieme, ciechi a difetti reciproci, sordi agli ammonimenti del destino. Illusi che tutto il cammino della vita sarà liscio come il pavimento del salone, attori ignari cui un regista fa recitare la parte di Giulietta e quella di Romeo, nascondendo la cripta e il veleno di già previsti nel copione. Né l'uno né l'altra erano buoni, ciascuno pieno di calcoli, gonfio di mire segrete, ma entrambi erano cari e commoventi, mentre le loro non limpide ma ingenue ambizioni erano obliterate dalle parole di giocosa tenerezza che lui le mormorava all'orecchio, dal profumo dei capelli di lei, dalla reciproca stretta di quei loro corpi destinati a morire. Ecco qua il tema della morte, è chiaramente un pensiero, una filosofia di vita abbastanza cupa, no? Quella che ha il protagonista. Che in una scena addirittura viene definito corteggiatore della morte da Tancredi. E Fabrizio Salina si rende conto di queste bassezze che stanno dietro al difatti non vero amore che lega questi due giovani, ma anche alle bassezze della sua stessa classe sociale, però in un certo senso giustifica questi comportamenti, dice: ma sì, ma in fondo ho capito, è sbagliato, sono bassezze, però insomma questi due giovani, tanto anche loro poverini, saranno destinati a decadere fisicamente, fra pochi anni di loro non rimarrà che la polvere, no? Quindi che si divertano, no? Che cerchino pur di trovare le consolazioni che possono riuscire a trovare durante il corso della vita. Questo tema, appunto, un po' di questa, non so come dire, questa rassegnazione quasi. È evidente anche quando un funzionario piemontese arriva da una fugata proponendo al principe di diventare senatore del nuovo stato e lui rifiuta energicamente e senza titubanze perché insomma dice: ma insomma non avete ancora capito come sia, chiaramente questa qui è la sua opinione della Sicilia e dei siciliani, ma non avete ancora capito come siamo noi siciliani, così schiavi dell'ignavia, no? Non vedete come siamo rassegnati all'avvenire, come siamo immobili di fronte ai cambiamenti, del mondo. Chiaramente lui, vabbè, adduce una serie di ragioni storiche per a fronte di questo immobilismo. Cioè, cosa volete che venga a fare io all'interno del Senato? Tanto
La Sicilia continuerà ad essere così com'è, tanto ormai la mia casata è destinata all'estinzione, non indipendentemente da quello che io posso o meno fare. E anche il nuovo che avanza non ci fa una bella figura, poiché e questo è chiaro durante il plebiscito che avviene anche a donna fugata, no? In cui si vota per far parte o meno del nuovo Stato nazionale e stravince il sì, ma il problema è che stravince il sì, cioè che stravince in modo quantomeno improbabile perché ottiene il 100% dei voti. E Fabrizio Salina si rammarica alquanto di questo fatto perché è la conferma ai suoi occhi che innanzitutto il nuovo Stato nasce sotto una cattiva stella e poi il fatto che in fondo è la dimostrazione che i nuovi amministratori, nuovi politici, non sono già fin dalla loro prima esibizione, non si dimostrano meglio dei precedenti. L'intero romanzo è impregnato da questo dispiacere, no? Per la scomparsa annunciata dell'aristocrazia, no? E il principe si dimostra avvilito e dispiaciuto del fatto che inevitabilmente i valori che di generazione in generazione l'aristocrazia aveva saputo portare avanti non saranno riconosciuti all'interno del nuovo Stato e della borghesia, che è portatrice di tutt'altri valori, secondo a suo modo di vedere, molto più bassi, cioè molto più legati solo alla pecunia, no? E non a un certo concetto estetico, al saper apprezzare le cose in quanto tali, non solo perché costano dei soldi. E onestamente, forse questa è una mia idea balzana e stupida, però anch'io sono sempre un po' rimasto infatuato dalla nobiltà e di conseguenza anche dai pensieri del principe Salina. Anch'io ho sempre visto con una certa ammirazione certe caratteristiche, quantomeno della nobiltà, cioè il loro tentativo, se non altro, di elevarsi un attimo dalle bassezze della umanità, no? Di elevarsi e di saper valutare e giudicare le cose in maniera distaccata. Saper avere, cioè da un'ottica sopraelevata, no? Da una prospettiva superiore. Certo, chiaramente questo non può essere generalizzato, no? Però, ad esempio, è presente nello stesso principe di Saline, no? Cioè questa sua capacità di staccarsi un attimo dalle bassezze, forse probabilmente perché lui poteva anche permetterselo, nel senso che non doveva lavorare e faticare, no? Come invece Don Calogero, no? Però era in grado di valutare le cose staccandosi dalle bassezze, dalle materialità spicciole. A me questo romanzo, come ho detto, è piaciuto molto. Secondo me è una lettura, è uno stile, diciamo, che a me
ho veramente apprezzato. Si legge facilmente, è scorrevole, l'autore è in grado, diciamo, anche di esibirsi in qualche frizzo e lazzo, diciamo così. Cioè, ad esempio, non so, la parte in cui descrive questa stanza nascosta all'interno del palazzo Salina di Donna Fugata, una stanza settecentesca dedicata ai piaceri tipici del Marchese de Sade. È divertente, cioè ci sono veramente degli spunti che fanno anche un po' sorridere. Ecco. Ci sarebbe secondo me tanto da dire, ma per il momento voglio concludere qui per non dilungarmi troppo. Ripeto, spero ecco che chi lo abbia letto ne abbia sia riuscito ad apprezzare il contenuto e invito a chi non l'avesse ancora letto a leggere questo libro, se non altro. È da considerarsi anche un romanzo storico e in quanto tale un affresco veramente ben riuscito della Sicilia e dell'Italia in generale di quel periodo storico. Grazie per avermi ascoltato, alla prossima. Sogno sembra la finestra, è vero, aranni civiltà che sta donne turche e cristiani si stringevano la mano, tanto si pensava che la diversità e ricchezza, tempi di bellezza, di poesia, di amore e di saggezza, ciò qua stato ieri, oggi forse, che potessi ritornare, se trovavamo semi buoni di andare, da sta terra, fuoco e mare, oggi sento che mi parlo cuore, dice che le cose stanno peccando.